Eccolo qui, Michele Baranovic, palleggiatore di Cuneo, anzi di Mondovì, se no poi si offende, però arriva dalle giovanili di Mondovì, ha continuato la sua esperienza in quella di Cuneo. Chiediamogli cosa ne pensa di questa sua esperienza. Ricordiamoci che l'anno scorso è stato titolare nel campionato molto importante che è quello polacco, quindi un'esperienza interessante. Ma adesso raccontaci un po' la tua esperienza di giovane, perché sei ancora giovane. Sì, per fortuna sì, ho ancora tanta strada da fare, ma è un'esperienza nuova, è il primo anno nella massima categoria qua in Italia, sono contento. Ho avuto una piccola parentesi ancora più piccola, ma viverla adesso, all'inizio dell'anno, è tutta un'altra cosa. Sono contento di essere tornato a casa, perché alla fine Cuneo è casa mia, e spero che alla ripresa di questa stagione si possa riprendere al meglio e di fare una bella stagione, di dare anche il mio contributo. Ricordo che Michele, che si è fatto un'intera estate con la nazionale italiana, quella nazionale che sta facendo così bene nella Coppa del Mondo e che ha fatto così bene anche a tutto ciò che ha partecipato, tutto quello che ha partecipato. Quindi la tua esperienza in nazionale, Michele? Ma è stata una bella esperienza, la prima nella mia vita, ringrazio ancora Berruto per l'opportunità che mi ha dato e adesso sto tifando per i ragazzi, mancano due partite, qualificarsi adesso sarebbe tanto, vorrebbe dire tanto. E non solo per l'anticipo rispetto alla manifestazione, ma anche per una questione di orgoglio di essere tra i più forti al mondo. Quindi gli auguro da vivamente, e poi così almeno anche quest'estate posso giocarmi ancora un posto, sperando almeno per la World League. Poi le Olimpiadi sarà ancora più difficile, però è sempre un sogno. Un sogno che viene condiviso con Mauro Berruto, ricordo, allenatore torinese, anche lui, quindi c'è tanta piemontesità in quello che sta avvenendo a livello mondiale nella pallavolo maschile e anche femminile. PVO, il volley vive qui.